dal titolo crudo intinto nel famosissimo romanzo del giudice De Cataldo, a una nuova serranda che, anziché abbassarsi, dà il benvenuto alla ristorazione specializzata a base di carne a Monterosso Calabro. Il piccolo paese del Vibonese è entrato di diritto nella top 20 dei borghi più belli d'Italia. L'idea di romanzo criminale nasce perché mi piace la carne, quindi sono stato sempre appassionato di carni. Il nome invece, il famoso romanzo criminale, con abbiamo levato la R e abbiamo aggiunto la M. Mangiare la carne con più coscienza, meno ma più buona. Così Manzo Criminale ha seguito la strada maestra dei ristoranti specializzati, la cui avanzata dà voce alla nuova fame del pubblico. Conoscere e gustare il Made in Italy attraverso le sue principali filiere, mettendo qualità e origine in alto nella lista dei valori. Carni molto particolari, molto richieste, diciamo, qua da noi non tanto conosciute ancora. E io sto andando alla ricerca appositamente di questo nuovo gusto che sto cercando di inculcare un pochino qua da noi. Qui il menù diventa un'ode alla carne nelle sue infinite declinazioni. Tagliata, filetto, costata, T-bone o entrecotte di manzo e ancora poker di carni, il bue grasso di Carrù, la famigerata battuta di razza piemontese al coltello o il tomahawk irlandese, sempre e rigorosamente di qualità. Adesso stiamo introducendo un tipo di carne molto molto richiesta, però qua da noi ancora inesistente, che è il bue grasso, con un sapore molto forte, ma nello stesso tempo è una carne molto molto dolce e delicata. Diciamo che la carne argentina, la scottona, più poi abbiamo i vari tipi di tagli, australiana, polacca, francese, le carni diciamo comuni che si trovano più che altro nella zona. Ma la scelta lungimirante di Giovanni ha fatto molto di più che strappare la ristorazione dei piccoli borghi al killer più temuto, ovvero il piatto stracarico a basso costo. Trasformare la promessa di un viaggio nel mondo della carne in una vera e propria promozione turistica, smuovendo appassionati e turisti di tutto il circondario di Vibo Valentia. Viene qua per gustare questa delizia che noi proponiamo, dalle zone limitrofe, da Vibo, Pizzo, in estate, con tutte le persone che vengono in ferie sia di Monterosso sia che passano per la prima volta. Apprezziamo un pochino tutti, diciamo, essendo radicato al territorio, mi è piaciuto, ecco, cercare di fare qualcosina di bello per Monterosso.